sono esasperata, non ce la faccio proprio più. Chico? No, 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 grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie, no. Sono esasperata, non ce la faccio più. Questa situazione deve cambiare. O cambia o salve. O cambia, io non so che cosa potrebbe succedere, chiaro? Chiaro, sei cafona. Sei cafona, te lo dico con l'anima, sei cafona. Oh, guarda, molto credibile, cafona. Vado dalle mie amiche e meglio. Vai, cafona. Idiota, vai. Idiota. Tutto a posto? Non lo sopporto più, ragazze. 10 anni così, una cosa insopportabile. Vabbè, tranquilla. Ma anche tranquilla, è un idiota. Lo sappiamo, 10 anni li abbiamo vissuti insieme a te. Però, sinceramente, mi sento di darti un consiglio proprio da amica. Il desiderio non è sempre amore, Anna. Come il sorriso non è sempre felicità. Però, Anna, non va a fanculo e Sam non va a fanculo. Capito? Cioè, liberati. Sei il mio coach. Vi amo, amiche. Giuseppe, vaffanculo. Ehi, che poi lo sai come va a finire. Lo so, ma parentesi con gli amici miei. Grandi. Gigi. Grandissimo. Ma che piacere che mi avete fatto venire, ragazzi. Piacere no. Che giornata, bella, piena, bella completa. Bella. Stiamo parlando di fatti, ragazzi. Sì. Oh, Armando è venuto, non mi dice niente. No, e lo devo salutare. Con permesso. Mitico! Armando, ricordate. Ah, complimenti, stanzi. Veramente una bella festa. È vero. Bella gente. Di che cosa stavate parlando? Vabbè, lo sa, di che cosa dobbiamo parlare? Di che cosa? Di sesso. Ah, sempre una testa hai tu. È quello Umberto che esce da questo argomento. A proposito, ma tu mentre fai sesso, beh, la guardi in faccia tua moglie? Una volta è successo. Sì. E mi è sembrata arrabbiata. Nera proprio, incazzata. Arrabbiata? Sì. Incazzata? E perché? Perché ci stava guardando dalla finestra. Sai con chi stavo? No. Con la moglie dell'avvocato. Budo. La finestra. La fa la spaghetti. Ehi. Aspetto la luce poi, vai. Ho fatto bene. Sì, 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 me l'ha fatto. Tu sei bella, io sono fatta. Ho notato. Mi vengono così. A proposito. Sì. Una domanda, se posso, un po' più intima. Sentiamo. Ma il tuo seno è naturale? No, è frizzante. Gassato proprio. Signore, un po' d'acqua? Volentieri. Naturale? No, frizzante. Mo l'ha detto, addirittura un po' gassato. Sì, sì. Ma mi scusi, cameriera, ma lei le poggia sempre sul vassoio? Scusi, signora. Sì? Sì, senta me, sì. The long and winding road. Gradisce del salamino arrotolato allo stecchino? No, 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 io non mangio niente. No? No, no, io faccio la dieta a base esclusivamente di alcol. Oh, solo alcol. Ma ha perso qualche cosa? Oh, in una settimana? Ho perso le chiavi, il portafoglio, lo smartphone e pure la dignità. Comunque davvero complimenti, hai organizzato una festa fantastica. Ci tenevo tantissimo, ho chiamato gli amici giusti, pochi ma buoni alla grande. Ma si vede, mi sto divertendo tanto. Stamattina sai che è successo? No, che è successo? Alle 8 sono andata a fare il vaccino. Ah, com'è andata? La prima dose ho fatto, è andata bene. Non... Poi tornando a casa ho cominciato a vedere tutto sfocato. Che cazzo, cioè, pazzesco. Li ho chiamati, ho detto che faccio? Io vedo sfocato, torno da voi o chiamo il 118? E che ti hanno detto? Torna da noi, che hai lasciato gli occhiali dalla vista qua. Ma... E perciò non vedevo. Bravo. Mi sono messo in lente a contatto. Ma... Hai fatto meglio. Gianna! Ah? Gianna! Dica, dottor! Chiedi agli ospiti se vogliono qualcosa. Ok? Signori! Volete andarvene? Ma
No, nel senso... Oh, scusate, ballate, divertiamoci! Qualcosa da bere, da mangiare. Ah! Ah!